Ciao a tutti, il video di oggi è una sequenza relativamente breve di Pilates per lavorare su tutto il corpo. Se avete voglia di sostenermi, cliccate il bottone iscriviti e la campanella delle notifiche e non dimenticatevi di cercarmi anche su Facebook e su Instagram, vi metto i link nel box in descrizione. Cominciamo, oggi non vi serve nulla come attrezzatura, solamente una tuta comoda e il vostro tappetino, iniziamo. Oggi iniziamo sdraiati, pancia in su. Gambe distese, braccia oltre le orecchie e cominciamo la nostra sequenza andandoci semplicemente a stiracchiare un po'. Facciamo dei piccoli movimenti con le caviglie, con i polsi, ci allunghiamo come se ci fossimo appena svegliati e poi andiamo a raccogliere una gamba e a raccogliere l'altra. Bene, dondoliamo un secondo sul posto. E poi andiamo a tenere solo la gamba destra e distendiamo a terra la sinistra. Oscilliamo un pochino a destra e a sinistra, tenendo la gamba stretta al petto. Respiriamo piano, in dal naso e esta dalla bocca. E cominciamo a fare 5 circonduzioni con la caviglia in una direzione. 3, 2 e 1. E 5 nell'altra, 5, 4, 3, 2 e 1. Bene, mento allo sterno, vengo su con il busto, trattengo un secondo e poi uso la gamba per portarmi verso l'alto. Appoggio bene il piede, punto il piede sinistro e vado a portare sulla gamba per 10 volte, 10, 9. Cinque, quattro, tre, due e uno. Appoggio, piede a martello, abbraccio la gamba destra con il braccio sinistro, mano destra dietro ed entro in una piccola torsione. Inspiro, espiro, rimango qua. Poi torno al centro, apro l'anca destra. Porto la mano destra dietro il gluteo, il braccio sinistro sale verso l'alto e porto verso l'alto anche il bacino. Mi apro verso il cielo, inspiro ed espiro, scendo. E ripeto il movimento altre 2 volte. Prendo aria e butto fuori. E per l'ultima volta prendo aria. E butto fuori. Torno al centro, raccolgo di nuovo la gamba, comincio ad andare indietro, distendo, me la porto giù distesa e sono in questa posizione, comincio scissors. Vado a prendere l'altra. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tengo di nuovo la destra, fletto la sinistra. Porto giù la testa, braccia lungo i fianchi, piede, martello e punta. Martello, punta. 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Da qua, martello, scendo, punta, salgo. Martello, in, es. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Appoggio il piede destro, chiudo la codina verso l'alto, retroverto il bacino, porto sui glutei il bacino. Inspiro, espiro. In, braccio a soffitto, S. E ancora 3, 2 e 1. Scendo con i glutei, vado di nuovo a raccogliere le gambe, mani nell'incavo delle ginocchia, mento allo sterno, slancio e salgo su. E ancora giù e su. E l'ultimo giù e su.
Bene, torno giù, afferro la gamba sinistra, distendo la destra. E qua, come dall'altra parte, prima ondeggio un pochino con la gamba. Respiro sempre, in dal naso, esto dalla bocca. E poi circonduzioni con la caviglia. 5 in una direzione, 4. Belle ampie. E dall'altra parte, 5, 4, 3, 2 e 1. Benissimo, mento allo sterno, vengo su, inspiro e poi uso la gamba per portarmi verso l'alto. Appoggio il piede, piede a punta e porto sulla gamba destra per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bene, appoggio piede a martello, abbraccio la gamba destra, la gamba sinistra con il braccio destro, mano sinistra che si appoggia dietro, ruoto. Rimaniamo qua qualche istante, respiriamo, in dal naso e penso di andare verso il soffitto, esta la bocca e poi torno, apro l'anca. La mano sinistra va dietro il gluteo sinistro, il braccio destro cresce verso l'alto e andiamo ad aprirci verso il soffitto. Prendo aria e scendo. Prendo aria e scendo. E prendo aria e scendo. Benissimo. Torno al centro, la gamba torna centrale, comincio ad andare indietro, porto su, apro la gamba e mi ritrovo in questa posizione, scapole bene staccate da terra e di nuovo scissors, 9, 8, 9, andiamo a riprendere la sinistra, appoggiamo il piede destro e giù la testa. Mani lungo il corpo, martello e punta, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2 e 1. Bene, piede a martello, scendo, piede a punta, salgo, vado giù, prendo aria, in, esso. E ancora 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bene, da qua appoggio il piede a terra e come prima chiudo, retroverto il bacino, porto su. Da qua non lascio che le ginocchia si aprano, rimango in posizione, vengo su con le braccia, in. E ancora 2 e 1 in ed es, scendo giù e di nuovo come prima mani nell'incavo delle ginocchia e slanci, vengo su e scendo giù, vengo su, trovo un secondo l'equilibrio e scendo e l'ultima volta appoggio, inspiro schiena dritta verso l'alto, espiro, curvo curvo curvo, creo una C. Inspiro, cresco di nuovo. Espiro, scendo. Inspiro. Espiro. Inspiro. E l'ultimo, prendo aria. E scendo giù. Adesso inspiro, salgo. Espiro, scendo fino a terra, braccia lungo le orecchie, inspiro, braccia a soffitto, mento allo sterno, espiro, salgo su, inspiro, cresco, lo facciamo altre due volte, espiro, roll down, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e l'ultimo, prendo aria, salgo su. Inspiro,
ed espiro, scendo. Bene, da qua di nuovo mani nell'incavo, rolling like a ball, vengo su, questa volta appoggio i piedi e vorrò tirarmi su, quindi sfruttiamo lo slancio, andiamo su e ci portiamo in questa sorta di squat profondo. Da qua mani a terra, bacino verso l'alto e rimaniamo un attimo qua, lasciamo andare la testa, le spalle. Le gambe possono rimanere, come nel mio caso, molto flesse. Se invece siete molto flessibili, potete distenderle. E da qua inspiriamo. Ed espirando, srotoliamo verso l'alto. La testa è l'ultima cosa a srotolarsi, a salire. Benissimo. E da qua ci giriamo. Bene. Anche qui. Andiamo a inspirare per bene. Ed espirando srotoliamo verso il basso la colonna. Quando sono giù appoggio le mani e le guardo e cammino verso una quadrupedia senza però appoggiare le ginocchia. Quindi ho i polsi sotto le spalle, le ginocchia più o meno sotto le anche. Da qua faccio un passo in avanti con le mani, appoggio le ginocchia, sollevo le tibie, inspiro ed espirando fletto i gomiti vicini a me, quindi non all'esterno, per 3 volte. Inspiro, 2, inspiro, 3, rimango giù, distendo le gambe, le divarico leggermente, glutei attivi, le mani rimangono dove sono, forse si allargano leggermente, e da qua vado a inspirare, porto su leggermente il busto, stacco l'appoggio delle mani, espiro giù, inspiro, espiro, in, es, e ne facciamo ancora 2. Quindi prendo aria, salgo, sostengo, espiro, scendo, e l'ultimo, salgo, stacco, rimango per 5, 4, 3, 2, 1, scendo. Questa volta faccio forza sulle mani, vado verso shell stretch, verso la seduta sui talloni, e invece arriccio la codina verso il basso e vengo in avanti. Apro e vado indietro, lo facciamo ancora 2 volte. Espiro, chiudo e vengo avanti, e l'ultima volta. Mobilizziamo bene la colonna, inspiro ed espiro. Bene. Torno al centro e vado a camminare indietro e andare in shell stretch. Posso tenere le gambe leggermente divaricate come sono oppure chiudere le ginocchia. Ok, appoggiamo, se è accessibile, la fronte a terra e magari le braccia vanno lungo il corpo oppure si abbandonano vicino alla testa. Questa è vostra scelta. Facciamo 3 bei respiri qua. Sentiamo bene il respiro nella parte posteriore della gabbia toracica. Ancora 2. E 1. Benissimo. Mani vicino alle ginocchia. Srotolo la colonna. E abbiamo finito. Grazie mille per esservi allenati con me, spero che questo breve flow vi sia piaciuto e come sempre ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Grazie!